questa esperienza. Dunque, il film in realtà non è una commedia romantica, noi possiamo chiamarlo così, ma nell'accezione anglosassone commedia romantica è un genere di film, anzi ormai è un subgenere che non ha più la qualità che ha avuto negli anni '80 quando abbiamo visto Harry Tiricetto-Selli, forse l'ultimo film di qualità è stato Notting Hill. Da lì in poi le vere commedie romantiche, quelle che loro chiamano commedie romantiche, non noi, sono film come, non so se avete visto 27 vestiti, sono film che neanche escono da noi perché non vanno bene, perché sono film che noi non piacciono fondamentalmente. Io non vado a vedere personalmente perché faccio un tipo di cinema che credo che sia più riflessivo e anche più onesto. Questo film, questa carta, non era una commedia romantica, altrimenti non l'avrei fatto, era una commedia drammatica, questo è il termine giusto, perché è commedia innegabilmente, ma poi vira inesorabilmente verso il dramma. Questo dramma, che non significa tragedia, non significa un film di relazioni umane con momenti di verità anche secondo me toccanti, perché veri e perché commoventi per definizione, insomma si parla comunque di valori e anche di un ritrovarsi che è parte delle nostre vite. Il problema del film non è stato tanto durante la lavorazione, il problema che io ho iniziato ad avere con il film è nato quando il distributore mi ha detto a me e a tutti gli altri produttori che il film era una commedia romantica. Io che sto lì ormai da qualche anno, la distinzione tra commedia romantica e commedia drammatica l'ho imparata, qui siamo molto più, abbiamo molto più margine di cioè, a noi gli ibridi ci piacciono, cioè i film ibridi, come faccio un esempio personale, L'ultimo bacio è un ibrido assoluto, non è un film catalogabile in nessun genere. E lo ci piace, Sette anime, identico, è un ibrido assoluto. I miei colleghi illustri hanno avuto, come Sergio Leone o Bertolucci, hanno adottato una formula che secondo me è perfetta, cioè quella di fare film con fondi europei in inglese, che hanno l'assoluta indipendenza e la forza di penetrazione grazie al loro talento. Tanto che oggi si deve fare un nome che in America è conosciuto alla stregua di Spielberg, forse è Sergio Leone. Sergio Leone è proprio è un brand è come dire Disney. Però sono due possibilità di essere autobiografici. Una è scrivendo quello che hai vissuto o hai osservato. Perché osservazione fa parte della nostra esperienza, quindi siamo autobiografici anche quando raccontiamo cose che non sono capitate a noi ma a quelli che osserviamo o di cui leggiamo. E poi c'è l'altra possibilità di essere autobiografici, che è quella di scegliere progetti in cui ci riconosciamo. Cioè, a me mi sono piaciuti libri mi sono piaciuti copioni che raccontavano qualcosa di profondamente empatico. Io empatizzavo con quel personaggio o con quella donna o con quel bambino perché c'erano perché erano un ritratto di una parte mia. Per cui si può essere autobiografici anche facendo l'Isola di Arturo, che è un libro che io ne porto nel cuore da 20 anni. Non ho mai vissuto a Florida, però quel film lì è più autobiografico di quanto non possa essere forse L'ultimo bacio. Società americana. Mi è piaciuto però, perché trovo che le donne americane siano prive di pathos, cioè sono un po' come gli americani stessi, cioè non ti dicono quello che hanno nel cuore. Allora, quando ho detto che divorziano in silenzio, è la verità.
cioè loro si dicono in Italia noi invece di lasciarci ci diciamo ti lascio 100 volte e facciamo finta un bel fiamo un po' di volte, poi aria a volte che magari è prima, però ci sono, loro non blefano, loro no. Anzi la loro frase è hanno una casetta che è incredibile, che chiude la porta e I can't do this anymore, non posso fare questa cosa, è solo un indicato, fine, cioè è una roba veramente per me impensabile che si chiude la porta così, no? E per cui non insomma trovo questo aspetto come altri aspetti della società americana difficili da accettare, il tessuto sociale non esiste, le famiglie sono smembrate, si vedono durante Thanksgiving, forse Natale, dopodiché uno vive in Colorado, l'altro vive...